Restart. È il 21 luglio quando l'Unione Europea prende una decisione storica. I leader europei, dopo una maratona negoziale, hanno raggiunto l'accordo sul Recovery Fund. Il Consiglio Europeo ha approvato il Recovery Fund, ovvero il fondo di recupero dalla crisi economica provocata dalla pandemia. Pronto il piano di rilancio, in questi giorni sarà definita la task force operativa. I politici italiani esultano. È un momento storico per l'Europa. È un momento storico per l'Italia. Ed è facile capire perché. Si tratta di 205 miliardi di euro che arriveranno in Italia. 127,6 miliardi sono prestiti, ma ben 77,4 miliardi sono a fondo perduto. Cioè, non dovremo restituirli. Io penso, spero di sbagliarmi, che non ci sarà nessun governo nei prossimi 30 anni, girando il compasso da qui al 2050, che avrà le stesse risorse. Roberto Gualtieri, ministro dell'economia, sui tempi non ha dubbi. I soldi arriveranno dal 1 gennaio. Per questo Gualtieri il 15 settembre va alla Commissione Finanze della Camera e spiega: presenteremo il piano di uso del Recovery Fund il 15 ottobre all'Unione Europea. Il 23 novembre da Lilli Gruber il premier Conte ci fa capire che i soldi per l'Italia ci sono, spostando in avanti la consegna del piano. Potremmo presentare già a febbraio il piano nazionale italiano. Ci saranno 6 super manager a guidare una squadra di 300 uomini per riuscire a spenderli senza sprecarli i 205 miliardi europei.